La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Dunque, è finalmente arrivato il momento di assaltare il forte. Non mi reggo. Oh, Cole. È tutto pronto. La Roche e i suoi uomini sono Cristo. Riesci a concentrarti 5 minuti? Non posso sempre... Qual è il piano? Beh, dopo che avrete preso le torrette, io e i miei uomini entriamo, rivoltiamo il posto e vi portiamo al gingillo. Dispositivo di trasferimento nel gingillo. Dì ai tuoi uomini di andarci piano. Già, i miei ragazzi sono un po' scalmanati. Salvi. Se ci aiutate con la milizia, l'aggeggio sarà vostro. Così lo faremo a pezzi, giusto? O ci scambieremo i poteri, no? Perché te ne esci sempre con le idee peggiori. Ok, decideremo dopo. Ora capiamo come conquistare questo forte. Anche perché... Come ha detto il pervertito. Sinceramente, poi, non è una brutta idea scambiarsi i poteri, Già, poi vieni con me e andiamo a seminare il pane. Qual è il problema? Due amicone come voi non vogliono lavorare insieme? Beh, non lo so, vuoi che ci battiamo tra noi o contro la milizia? Oh, oh, posso votare anch'io, mi piace la lotta tra donne. Invece roba di graffi e calci, capelli tirati. Sta attento. Dai, buono. Diamoci da fare. Sì, già sentita. E tu che ne dici? Ok. Come non detto. Ok, come non detto. All'interno! All'attacco! Paparabà. Dunque, facciamo ovviamente la furbata di non entrare dalla porta principale. Ma ovviamente dal lato. Ecco fatto, posso distruggerla? Notevole, continuano a battere quell'artiglieria pesante. Così penso io, ci penso io. Potranno entrare e scatenare l'inferno. Prendiamoli a calci. Prendiamoli a calci. Allora, aspetta. Addio a uno e addio all'altro. Orca troia, lancio a granate. Bisogno di un po' di elettricità. Tizio elettrico. Elettrico, sì, tizio col mitra. Abbattuto. Datemi questo. E via. Addio. Distruggiamo le torrette. Vieni qua. Eccolo fatto, addio in un colpo solo. Aspetta. Distruggi. Bravo. Fatto, fatto, è inutile che gridi. Me ne manca solo una, credo. Attenzione voi con le pistoline, mi raccomando. Ecco fatto. No, 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 no. Sì, l'ho appena fatto. Mi piace quando se la sentono sicura e poi alla fine falliscono i nemici. Ecco qua, aspetta. No, ho colpito anche il civile. Dai, distruggi sta torretta. Dove è andato? Quella è l'ultima torretta dell'Unità Nord. Entro. Dai, Cole. Il dispositivo di trasferimento. Ecco fatto. Addio al lanciagranate. Ah, spero di averla presa la carica ionica. Ehi, Jake. Sì, lo vedo. Il trasformatore più vicino si trova nei pressi del cantiere. Invio le coordinate. Ok, grazie mille. Ci arrivo, ci arrivo. Datemi un secondo. Ok, andiamo. Ma dai, ma c'è davanti il coso della monnezza. Ma scusami. Che cacchio. Fammi ricaricare, va. Ecco fatto. Come faccio a passare se non si levano sti cosi? Dai.
Dove devo andare? Eccolo lì, l'ho trovato. Devo solo riuscire a incastrarmici bene. Devo solo riuscire. Eccoti. No, ok, l'ho preso. Stavo dicendo, non ho fatto abbastanza la curva. Ci arrivo ora, datemi un secondo. Aiutatemi a proteggere sto coso. Forza. Ancora uno. Ok, questa è stata una posizione orribile. Se mi date un secondo, io dovrei in teoria riuscire a fare una bella cosa. Eccoci qua, ciao. Addio a tutti. Qualche nemico in più dovrei essere riuscito a tirarlo via. Ok, dov'è il prossimo? Qua sopra? Eccomi. Ah, non abbiamo preso quello col mortaio. Vabbè, non importa. Oh, ma guarda, c'è un filo comodissimo proprio qui. Ma proprio comodo, comodo, Parapa. Parapa. Ah, e guarda un po', adesso è scomparso, ovviamente. Siamo di nuovo in azione. Da come sei prima, poi cambiava qualcosa. L'unico... Sei pronto per farli a pezzi? L'unico malus a tutto ciò è che non potevamo curarci, semplice. Te la do io la smitragliata ora. Dammelo. Ci penso io, ci penso io. Ci penso io, non ti preoccupare. Ho anche la mia carica ionica adesso. Siamo... Sali però, Cole. Ecco qua. No. L'altro. Bravissimo. Addio. Ecco qua. Aspetta. Sta sanguinando. A distanza zero, questo è stato kamikaze proprio. Sei pronto? Pur di distruggerci, si è autodistrutto lui stesso. Aspetta. Qua fuori siamo sotto il fuoco dei mortali. Qua fuori, come se io invece stessi tranquillo qui, addio, un bel calcio nel culo di sotto. Ci penso io. Ancora. Non so chi o cosa dovevo colpire, ma lei ha gridato, io sono arrivato. Ecco qua. Addio al mortaio adesso. E sparagli. L'unico a cui devo sparare al momento è lui. Distruggi il mortaio. Ecco fatto. Dove sta l'altro mortaio? Bello, in fondo. Ecco qua. Addio. E addio al mortaio. Ragazzi, abbiamo trovato il dispositivo di trasferimento. I ragazzi l'hanno portato fuori per fare un bel falò. Ma prima usiamolo. Come funziona? Lo accendi, ti ci leghi bene e soffri come un cane mentre ti ridi. Il nucleo esplosivo. Su, legami. Sì. Ehi, aspetta un attimo. Pensavo che ne avremmo parlato, Cole. Vuoi un nuovo potere? Che ne dici di uno dei miei? E io prendo uno dei tuoi, eh? No. Devi ammettere. La cosa bella è che noi li usiamo, ma loro no, è quello il problema. Con la squadra meglio andiamo. Guarda com'è andata oggi. Più grande è, meglio è? No, non lo è. Ok, ascolta. Io e Nyx ci scambiamo i poteri. E poi lo distruggiamo. Prometto. No. No, se devi scambiarti poteri con qualcuno, allora devo essere io. Se scegli lei, tra noi è finita. Se scegli lei, non ho scelta, Cole. Dovrò cacciarti come un criminale.
donne. Donne. Comunque, nonostante i poteri di Nyx siano buoni, ovviamente puntano al karma cattivo. Per ovvia cosa dovremmo scegliere Miss di Ghiaccio. C'è anche da dire però che magari questo è il momento in cui il gioco, avendo fatto appunto tutti e due i karma, ti dà la possibilità di scegliere entrambi i poteri. Per storia scegliamo Kuo, nella speranza che ce li fa usare tutti e due però. Vai Kuo. Scelgo i suoi. Kuo, siamo una bella squadra. Ok, posso farci. Povera Nyx, però. Sono qui con te. Dopo quello che sono qui, Kuo. E mi molli per quella puttanella frigida. Stronzo! Uno. Stavo bene prima di incontrarti, starò bene anche dopo. Due. Spero tanto che tu e quella lesbica siate felici insieme. Oh, no! No! Sei duro! Il vero peccato è che, come ho detto, è unilaterale la cosa. L'elicottero viene per Petra. Il bastardo era nell'ala sud. Mentre voi vi divertivate, quello sta scappando. Oh. Assorbi l'energia di altri tre nuclei esplosivi per usare l'RFI. Oh, ma siamo già a metà dell'opera. A quanto? 568 chilometri. Premi giù per liberare il gelo ionico. Fammelo usare su un nemico a sto punto. Eccomi qua. Belli, beccatevi un po' di freddo. Mi dispiace solo averne... Figa, ho colpito più civili che nemici. Non possiamo prenderlo. Esplosione letale. Finalmente. Aspetta, sì. Non riesco a colpire. Granata di ghiaccio, quella è buona in realtà. Aspetta. Ecco fatto. Lancia di ghiaccio. Ecco, questa è buona. La lancia di ghiaccio è buona. Poteri, vediamo. Abbiamo quindi l'esplosione letale e non si sono sbloccati i poteri. Mi sa che invece era come pensavo. Puoi usare tutti e due i poteri a fine gioco, il che è pressappoco inutile. Comunque, lancia culi di ghiaccio, quindi scagliali contro i nemici. Ok, poi il quadrato, abbiamo detto, la granata di ghiaccio. Devo essere sincero, sì, non è male, ma per il momento continuo ad usare quella appiccicosa. Quindi, R2, lo scudo di ghiaccio... Cioè, sì, è buono per carità, però... Lo scudo di ghiaccio in grado di respingere i proiettili assorbendo la loro energia per caricare i poteri di Cole. Sì, per carità, non male, però. Gelo ionico. Io continuo a usare il vortice per il semplice fatto che prende un'area un po' più ampia. Però per sbloccare questo comunque dobbiamo sbloccare prima questo, quindi ecco a te. Userò la lancia per il momento. Userò la lancia perché ti permette di fare questo. Olè, ti permette di schizzare in aria molto più rapidamente.